Blocca Italia sblocca le trivelle. Il decreto approvato dal governo Renzi ripropone l'antico problema delle trivellazioni nei nostri mari. Il senatore D'Alì interviene sulla questione. Riflettori sui precari, approda al Parlamento siciliano la stabilizzazione del personale delle Camere di Commercio. Oggi audizione in quinta commissione. La polemica viaggia in bici, continua a tenere banco la questione della pista ciclabile di ieri, ci ha chiesto i chiarimenti al direttore dei lavori. Nuovo look per la nave romana, restauro quasi ultimato, a breve l'imbarcazione farà rientro a Trapani, ma la sua destinazione rimane ancora incerta. Trapani, bella realtà, così Damiano Tommasi, presidente associazione calciatori in visita in città. Benvenuti a tutti a questa prima edizione di TG Sud, dopo i titoli ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. E nel primo servizio di oggi parliamo del rischio delle trivellazioni nel nostro mare che torna con il decreto Sblocca Italia. A riproporlo nella sua interezza il decreto denominato Sblocca Italia, varato dal governo Renzi, che non ha mancato di suscitare le immediate reazioni di WWF, Greenpeace e Legambiente. I tre movimenti ecologisti ed ambientalisti infatti hanno chiesto immediatamente alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati di decidere per l'abrogazione dell'articolo 38 del decreto predetto, che a loro dire viaggerebbe in direzione nettamente contraria alle stesse dichiarazioni del Presidente Renzi, fatte nei giorni scorsi al Summit ONU sui mutamenti climatici. Nel testo emergerebbe chiaro l'avallo ad una politica di apertura alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in terraferma che in mare, con l'avallo di nuove concessioni e permessi che accrescerebbero i rischi di inquinamento e devastazione ambientale, senza peraltro ricevere adeguata compensazione dal punto di vista economico. Secondo le associazioni ambientaliste, infatti, l'attuale livello di estrazione di petrolio e gas, che per l'Italia raggiunge il 10% del fabbisogno energetico nazionale, dalla nuova attività estrattiva delle multinazionali italiane ed estere potrebbe ottimisticamente arrivare ad una percentuale del 18-20%, lasciando quindi inalterata la nostra dipendenza dalle importazioni. Ed anche per la Sicilia, che al pari delle altre regioni verrebbe privata delle competenze concorrenti, i rischi sarebbero elevati, posto che ben 11 nuove concessioni sono in procinto di essere rilasciate. Sul tema abbiamo registrato il parere del senatore Antonio D'Alì, che nella qualità di presidente della Commissione Ambiente del Senato, qualche anno fa si era direttamente interessato del problema. Personalmente ho votato contro la proposta di questo governo di volere riaprire le autorizzazioni per le trivellazioni, e se questo dovesse essere oggetto di fiducia al governo voterei contro, perché sono profondamente convinto che le nuove trivellazioni del Mediterraneo sono non solo di elevatissima pericolosità, ma sono anche inutili dal punto di vista economico. Io non capisco perché noi, che non abbiamo avuto le trivellazioni qua, parlo di questa zona, lasciamo perdere le devastazioni, e quello sarebbe l'esempio che dovrebbe farci decidere senza dubbio di bloccarle, l'esempio di Milazzo, anche l'incendio dell'altra sera, l'esempio di Priolo, di Augusta, di Gela, ma veramente pensiamo che ancora la nostra Sicilia, il nostro Mediterraneo possa diventare fogna e bloccare tra l'altro il modello di promozione turistica che noi stiamo portando avanti. Quindi noi, questa è una battaglia di grande civiltà anche per il futuro. E ora invece parliamo di un'altra importante questione, quella che riguarda i lavoratori precari delle Camere di Commercio prossima ad una fusione che è approdata al Parlamento siciliano. Oggi audizione in quinta commissione per parlare della proroga e della stabilizzazione. Sono 84 le unità di personale precario delle quattro Camere di Commercio siciliane, Agrigento, Trapani, Caltanissetta ed Enna, che rischiano il posto di lavoro a seguito della prossima riorganizzazione dell'ente. La Regione siciliana non ha ancora erogato le somme né previsto atti o direttive in merito agli importi riguardanti la dote finanziaria per il personale enti camerali, che devono fare i conti con le riduzioni di gettito, la cui principale fonte di finanziamento è rappresentata dal diritto annuale, e devono provvedere a pensioni ed emolumenti dei dipendenti. Una diminuzione del personale sarebbe impensabile, considerate le attività erogate, indispensabile per la gestione del territorio. La richiesta quindi è quella di stabilizzare il personale precario in vista del disegno riorganizzativo delle Camere di Commercio in Sicilia. Si tratta di professionalità altamente qualificate che operano da oltre 10 anni.
Solo la Regione, nella definizione legislativa della nuova organizzazione, può prevedere il rifinanziamento del 100% delle dotazioni necessarie alla prosecuzione dei rapporti con il personale a tempo determinato e alla sua stabilizzazione degli 84 precari camerali. Oggi il coordinamento regionale delle Camere di Commercio partecipa all'audizione in quinta Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, di cui fa parte l'onorevole Paolo Ruggirello, che ha analizzato la situazione di questi lavoratori con il segretario dell'ente camerale di Trapani, Diego Carpitella, anche lui presente alla riunione. E che insiste sull'unica soluzione possibile in quanto, secondo una direttiva europea, non è possibile il passaggio dei lavoratori in altro ente. La questione di tutti i lavoratori sta impegnando la maggior parte del nostro tempo, dice Ruggirello, che è anche capo dei deputati questori, per far sì di mettere ordine tagliando le situazioni di spreco e tutelando i diritti e la dignità di chi oggi rischia il proprio impiego. Conclusa la riunione, si attende mercoledì, quando la questione approderà in terza commissione. Il Consiglio Comunale di Trapani ha approvato ieri pomeriggio il piano per la raccolta dei rifiuti in città. Si va verso l'introduzione della TARI, la nuova tassa dei rifiuti che subentra alla TARES. Le tariffe saranno decise nel corso della seduta che si è aperta questa mattina. Vediamo il servizio. Il confronto dell'Assemblea di Palazzo Cavarretta si è concentrato sul piano economico per la raccolta dei rifiuti, in servizio gestito dalla Trapani Servizi, la società interamente partecipata dal Comune. L'atto è stato approvato con 11 voti favorevoli, 3 astenuti e 2 contrari. Si tratta di un atto propedeutico per l'introduzione della TARI, la nuova tassa sui rifiuti che subentra alla TARES e il cui importo dovrà essere stabilito in base ai costi sostenuti. Praticamente il piano economico prevede una spesa complessiva di 12 milioni di euro per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia della città, quasi 2 milioni di euro in meno rispetto a quello dello scorso anno. Nel corso della seduta i consiglieri hanno chiesto chiarimenti all'amministrazione comunale sulle singole voci di spesa per ciò che riguarda la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade. Il Consiglio Comunale di Trapani è tornato a riunirsi questa mattina per decidere l'ammontare delle tariffe della TARI. I cittadini quest'anno dovrebbero comunque pagare un importo inferiore per la tassa sui rifiuti, come prospettato nei giorni scorsi dal sindaco di Trapani, Vito Damiano. La riduzione si dovrebbe aggirare tra il 20 e il 12%. E ora torniamo a parlare della pista ciclabile di Erice, che in questi giorni è stata al centro di critiche da parte dei cittadini ericini. Appena ieri avevamo ascoltato le lamentele dei cittadini, la posizione dell'amministrazione ericina rappresentata dall'assessore ai lavori pubblici architetto Gianvito Mauro. La pista della discordia l'avevamo definita, poiché abbiamo trovato tante posizioni critiche. Sono critici i cittadini che manifestano il proprio dissenso con migliaia di interventi sui social network e critica chiaramente l'opposizione in consiglio comunale, ma lo sono anche, se non lo manifestano, i consiglieri di maggioranza che devono subire quotidianamente le lagnanze da parte dei propri elettori. Ieri pomeriggio un incontro, che c'era stato preannunciato nel corso dell'intervista dall'assessore Mauro, per capire le criticità del progetto. All'incontro erano presenti lo stesso assessore, alcuni rappresentanti dell'amministrazione e alcuni consiglieri di maggioranza. Nel corso dell'incontro è stato chiesto al direttore dei lavori, l'architetto Denaro, di fornire chiarimenti rispetto alle variazioni e all'esecuzione dei lavori, anche se riteniamo doveva essere fatto prima dell'inizio dei lavori, considerato che già il precedente direttore dei lavori era stato sollevato dall'incarico affidato ad un tecnico interno del Comune. Ci sembra comunque che ci sia stata una certa superficialità da parte di chi doveva controllare il controllore, considerato che oggi ad essere critici sulla qualità dei lavori è la stessa amministrazione. Il progetto della pista di bike sharing è stato fatto da uno studio di professionisti di Roma, mentre l'appalto per la realizzazione dell'opera è stato vinto dalla ditta Cantieri Edili di Favara. Le criticità sono da iscrivere sia al progettista, considerato che la mente che fra l'altro ha creato quei passaggi a doppio senso di marcia su un marciapiedi largo un metro e la qualità della realizzazione dell'opera stessa affidata all'impresa favarese. E riprendiamo parlando della nave romana che è quasi ultimato il suo restauro, a breve farà il suo ritorno nel territorio di Trapani, anche se ancora c'è incertezza sul sito che la accoglierà. Entrambe le strutture sono di proprietà della Regione Sicilia. Per anni si è attesa da parte dell'amministrazione comunale della città di Trapani l'individuazione di un luogo adeguato per ospitare l'importante reperto archeologico. Ma in mancanza di risposte l'assessorato regionale ha annunciato che avrebbe provveduto ad ospitare il reperto in strutture nella loro disponibilità.
L'iter adesso è addirittura d'arrivo, i reperti sono già stati trattati e a giorni dovrebbero arrivare a Trapani così come sono partiti, ovvero in scatole di legno pronte per essere rimontate in un sito che abbia tutte le caratteristiche per poterle assemblare e ospitare con temperatura e umidità controllate. Già in passato, in occasione di nostri servizi sulla nave, avevamo segnalato un sito nel cuore del centro storico, ovvero il convento di San Domenico, ristrutturato di recente. Al primo piano si trova infatti un ampio corridoio salone che avrebbe le dimensioni ideali per ospitare i legni che compongono l'ossatura della nave oneraria romana e i reperti che sono parte del suo carico. Ancora un'occasione che i politici di questa città non hanno saputo sfruttare, considerato il grande potenziale turistico dell'importante reperto navale. Il San Domenico ha gli spazi adeguati per poter ospitare anche una sala multimediale dove poter proiettare video dell'epoca di riferimento del relitto. Tutto questo aprirebbe nuovi scenari per aumentare le presenze turistiche in bassa stagione a partire dal turismo scolastico. L'impressione è che ancora una volta per questa città sia passato un treno sul quale non siamo saliti. Anzi, la nostra classe dirigente ha dato una spallata a questa comunità che è stata travolta dal treno. L'area marina protetta Isolegadi sarà presente con un proprio stand espositivo a Festa Ambiente Mediterraneo, l'Ecofestival, che si svolgerà a Palermo dal 1 al 5 ottobre presso i cantieri culturali alla Zisa. Il festival prevederà eventi di vario genere all'insegna della sostenibilità ambientale e della informazione. In particolare, il 1 ottobre alle 19 sarà presentato il libro intitolato Area marina protetta Isolegadi, percorsi naturalistici ed archeologici, realizzato dall'Università di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, e dal Comune di Favignana, ente gestore dell'area marina protetta, facente parte della collana di libri Coste ed Isole di Sicilia. Saranno presenti tra gli altri il direttore del Dipartimento, professor Antonio Mazzola, il soprintendente del mare, professore Sebastiano Tusa, il direttore della MP Stefano Donati, oltre che gli autori del volume. Il giorno seguente la riserva marina sarà ancora protagonista del convegno del 2 ottobre dal titolo Buone pratiche di conservazione della biodiversità, che avrà inizio alle 9.30. Durante l'incontro il direttore dell'area marina protetta, Stefano Donati, relazionerà sulle attività di tutela, valorizzazione e promozione realizzate in questi anni, illustrando buone pratiche e progetti pilota da esportare ad altri contesti. E questo pomeriggio alle 17 alla Rocca Edraele di Rilievo, lungo la strada statale 115, si terrà l'assemblea convocata da Movimento Turismo e Territorio sui temi dell'aeroporto di Bigi e del porto di Trapani. Sempre oggi pomeriggio a Trapani, al centro polivalente Nino Via, nel quartiere Sant'Alberto, si terrà invece l'iniziativa Un compleanno di legalità. La manifestazione inizierà alle 16 e promossa dall'Associazione Antonino Via Eroe Contemporaneo e dal Movimento Agende Rosse Gruppo Ritate a Trapani, nel giorno in cui Antonino Via avrebbe compiuto 30 anni. Ora parliamo di un'altra manifestazione, al via la prima edizione del San Vito October Trails, che si terrà nei fine settimana di ottobre con un ricco programma trasporto e passeggiata lente a San Vito Lo Capo. Si è svolta invece venerdì a Baglio Cantello la prima edizione di Trapani's Got Talent, organizzata da due nuove scuole nel trapanese che dedicate alla musica, impronte musicali, Accademia di Musica e Danza Art. La serata è stata condotta da Lucia Galuppo e Morillo Pulpito e ha visto protagonisti tanti giovani del territorio. Vincitori: Carmen Ferreri, cantante di 14 anni, e il musicista di soli 6 anni, Manuel Borriesci. Ed è stato ricordato ieri domenica Nando Varra, il giovane valdericino scomparso prematuramente lo scorso luglio a causa di un incidente stradale a Cornino. Per tutta la giornata si è tenuto il secondo meeting giovanile di atletica leggera con diverse gare in programma che vedranno protagonisti giovanissimi atleti. Questa è l'ultima notizia di oggi. Per quanto riguarda gli appuntamenti in onda sulla nostra emittente, vi ricordo che a partire dalle 20.30 trasmetteremo gli appuntamenti salienti del premio Saturno e cominciamo con la prima serata di premiazione, a seguire poi il talk show dedicato allo sport. Intorno a mezzanotte circa trasmetteremo lo spettacolo di Sasà Salvaggio, Sasà Meravigliao. Gli appuntamenti continuano anche domani nel corso di tutta la settimana con le iniziative del Couscous Fest, e tutti gli appuntamenti sono visibili sul nostro sito. Ora la pubblicità, subito dopo lo sport. Buongiorno.
Buongiorno e bentornati al TG Sud Sport. Apriamo con il calcio. Ieri pomeriggio sono ripresi gli allenamenti del Trapani che sabato affronta in casa il Latina. La seduta di ieri era a porte aperte, così come quella di stamattina. Chi ha giocato sabato a Varese ha effettuato un lavoro defaticante, mentre chi non è sceso in campo ha continuato con altre attività sulla potenza aerobica. Si sono allenati tutti tranne Pagliarulo e Basso, che proseguono la riabilitazione per i rispettivi infortuni e che oggi effettueranno i controlli di rito. Assente anche Matteo Scozzarella, al quale è stato diagnosticato una distrazione al collaterale esterno del ginocchio destro. Intanto questa mattina ha fatto visita al Trapani Calcio il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi. L'ha intervistato Nino Maltese. Ma l'anno scorso ho avuto l'occasione di visitarle in ritiro a Tarvisio e quest'anno invece, complici anche elezioni federali, abbiamo un po' ritardato la visita e siamo arrivati con piacere, insomma, anche a far visita al campo d'allenamento, insomma, comunque qui a Trapani, che, dove non ero mai stato da presidente, dove ero stato da calciatore in occasione di un allenamento fatto con allora mia squadra e la Sverona. È una squadra che si sta ritagliando il suo spazio con la politica dei piccoli passi e la voglia di fare le cose con la giusta misura, cosa che in altri ambiti non è seguita e che purtroppo a volte, soprattutto per noi associazione, presenta, insomma, delle sorprese non desiderate. A suo avviso la politica dei piccoli passi paga? Ma sicuramente si avvicina di più al modello di crescita sportiva, dove per costruire un risultato bisogna anche lavorare sugli errori, lavorare sulle scelte ponderate, cosa che purtroppo, complice anche un mercato forse fuori controllo, è difficile perseguire, insomma, quando si cambiano troppi giocatori tutti insieme e non si dà continuità al progetto tecnico, poi è difficile far leva su un progetto sportivo, insomma, si rischia di improvvisare e poi magari il fallimento rimane comunque legato alle quattro società che retrocederanno o alle tre che retrocedono in altre categorie. Insomma. Secondo lei qual è il più grosso errore che commettono le società di calcio? Ma non so se commettono errori, di sicuro il fatto che il calcio sia una cosa pubblica è gestita totalmente da privati, è quello che genera tante incomprensioni, insomma, un singolo presidente, una singola società guidata da privati che ha in mano una cosa che vuoi o non vuoi diventa pubblica, insomma, immagino per la città di Trapani la squadra non sia così considerata un'azienda privata e questo genera spesso discussioni sia nelle scelte che negli investimenti piuttosto che nelle cessioni o nelle politiche societarie che poi si riversano anche sulla città. Insomma, vediamo casi di città importanti che oggi non hanno la squadra tra i professionisti come Padova o Siena e questo legato soprattutto alla gestione di privati. Ma io sono abbastanza affezionato al campionato di Serie B perché è quello nel quale ho esordito e che ho avuto la fortuna di vincere con l'Hellas Verona tanti anni fa. E l'unica cosa che purtroppo in questi anni pesa sulla Serie B è la lunghezza del campionato e quindi l'incertezza per troppo tempo e con l'aggiunta, insomma, anche della coda finale, playoff, playout, è sicuramente un campionato tanto impegnativo che può riservare a distanza di un mese, di due mesi, un ribaltamento completamente dei progetti. Lanciano e Bari hanno pareggiato 1-1 nel secondo posticipo della sesta giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 15° con Cerri, poi al 16° del secondo tempo ha pareggiato De Luca. Il pareggio lancia il Bari a quota 8 punti in classifica, mentre i frentani salgono a quota 7 punti. E adesso passiamo al basket, lavoro defaticante oggi per la pallacanestro Trapani, rientrata dal torneo di Lisbona. Domenica al Palauriga, la prima partita stagionale per i Granata che affronteranno Mantova. Intanto altra settimana di mini basket gratuito al Palauriga da oggi fino a venerdì dalle 17.30 alle 19 per tutti i nati tra il 2003 e il 2010. Con questo è tutto, le altre notizie sportive tornano come sempre nella prossima edizione. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.